105 ricoverati Covid, di cui 18 in terapia intensiva. L'ospedale San Luca di Lucca è sottoposto in questi giorni ad una forte pressione, vicinissimo al record dei 106 posti occupati nella precedente ondata. Il direttore sanitario, Michela Maielli, conferma i numeri ma assicura che la situazione è assolutamente gestibile. I posti letto rimasti a disposizione non sono molti, ma se necessario si può ricorrere all'occupazione delle sale operatorie. Nel piano di ora, per tutta per la parte di medicina che abbiamo aperto, abbiamo ancora una decina di posti letto a disposizione. Se la situazione è peggiore, è ovvio che dobbiamo andare verso l'utilizzo di altre strategie come la parte chirurgica. Ma sarebbe necessaria l'apertura del nuovo reparto da 155 posti al campo di Marte? No, ancora riusciamo a gestire i pazienti nell'ambito appunto della rete. Ma eventualmente ci sarebbe il personale a disposizione per poter aprire il reparto? Il reparto campo di Marte è ampio, per la degenza ancora il personale non è ancora stato reperito, come si è sempre detto del resto. Detto che anche la situazione delle terapie intensive è gestibile grazie alla collaborazione con le altre aree ospedaliere, le previsioni a breve termine non fanno presumere un ulteriore appesantimento nei prossimi giorni. Dal punto di vista epidemiologico, l'ARS, che è quella che fa le previsioni per la Regione Toscana, ha detto che questa settimana ci sarà un incremento di un numero dai 20 ai 25 pazienti di degenza normale e 5 di degenza di terapia intensiva. Quindi se il ritmo è questo che ci ha indicato ARS, questa settimana non ci dovrebbero essere particolari grossi problemi, se non quelli che abbiamo di già, cioè quindi la riduzione puntiforme di attività chirurgiche e quello che riusciamo a fare per mantenere l'equilibrio ospedale e le varie dimissioni.